possono influire sulla nostra vita fondamentalmente, no? Allora, dobbiamo tenere presente alcune cose fondamentali. Salutiamo anche Rosy, la donna ospedaliera. Rosy ormai è donna ospedaliera. Allora, si è piazzata in pianta stabile all'ospedale, ormai ha monopolizzato l'ospedale, seduce tutti all'ospedale. Allora, qual è il tuo valore top? Famiglia, lavoro, amore, crescita spirituale? Allora, ovviamente il valore più profondo e significativo per ogni individuo può variare notevolmente in base alle proprie esperienze di vita, quindi anche alle proprie credenze personali, anche alle proprie priorità. Noi diciamo, possiamo definire un valore piuttosto che un altro. Per alcuni, sicuramente la famiglia può rappresentare il fulcro intorno al quale ruota ogni aspetto della loro esistenza. Questo è evidente per il fatto che molte persone, anche molte donne, soprattutto quando hanno una famiglia, soprattutto se hanno dei figli, ovviamente una famiglia, perché poi la famiglia senza figli, diciamo che è una famiglia un po' limitata, cioè nel senso, come dire, di famiglia acquisita, perché ovviamente la famiglia d'origine è molto importante, sicuramente. Però poi le persone, alcune persone, diciamo, vogliono crearsi una loro famiglia, tra virgolette, acquisita e possono o meno avere dei figli, ma se non hanno figli, diciamo che diventa il concetto di famiglia diventa tutto sommato un po' limitato. Salutiamo Carmine, la nostra Carmela, Carmine in arte Carmela. Allora, quindi per alcuni la famiglia rappresenta sempre il fulcro intorno al quale ruota ogni aspetto della loro esistenza. Molte donne, ad esempio, quando hanno dei figli, dedicano maggior parte del loro tempo, delle loro attenzioni proprio ai figli, proprio alla famiglia. Non dico che che perdono, diciamo, la loro femminilità, però diciamo che perdono, se vogliamo, anche molto della loro femminilità, soprattutto poi se hanno, diciamo, dei figli, per molte donne cambia anche un po' l'aspetto fisico, no? Perché che piaccia o che non piaccia, i figli, non tutte le donne ovviamente, ma magari tendono a mettere su un po' di chili, tendono insomma a lasciarsi un po' andare. Comunque non è detto che sia necessariamente costante, cioè necessariamente reale. Una volta era sicuramente così, oggi potrebbe essere anche un po' meno, proprio per il fatto che oggi, diciamo, il fitness così può contribuire a mantenersi comunque in forma fisicamente anche dopo delle gravidanze. Altri individui possono identificare il lavoro come valore principale, vedendo la loro carriera come una fonte di realizzazione personale, di indipendenza economica, di successo nella società. Quindi il lavoro non è soltanto una fonte di sostentamento, perché noi tra l'altro oggi avremo bisogno per mantenerci, per vivere, diciamo, magari molto meno, no, di quello che molto meno di quello che abbiamo. Salutiamo anche Patrizia Perotti. Quindi il lavoro per molte persone non è soltanto una fonte di sostentamento, ma può rappresentare una parte integrante dell'identità, può rappresentare una parte integrante come possiamo dire, dell'autorealizzazione. Quindi lavoro non soltanto come fonte di guadagno, ma soprattutto come fonte di autorealizzazione. Ovviamente poi c'è l'amore romantico. L'amore romantico da distinguere dall'amore filiale, perché spesso queste due cose sono anche un po' in contraddizione. Uno dice: ma perché? Cioè, in realtà si può integrare tutto, però se una donna, facciamo un esempio,
predilige l'amore filiale, si dedica ai figli, mette i figli come priorità nella vita, beh, è probabile che in qualche modo l'amore romantico diminuisca un po'. Purtroppo sembra strano, ma è, come dire, è quasi un dato di fatto, no? Nel senso che la torta è quella, se noi la dividiamo, come dire, molte a seconda di dove focalizziamo le nostre energie, salutiamo anche Sandra, a seconda di dove focalizziamo le nostre energie, come dire, delle risorse se ne vanno, no? Quindi mi sembra evidente che se una donna dedica parte del suo tempo all'amore filiale, a seguire i figli, a guardare i figli, poi i figli crescono, magari guarda i nipoti, insomma, si dedica tutto a questo e ovviamente poi potrebbe avere un marito, potrebbe essere divorziata. Oggi ci sono anche tanti divorzi, no? Per cui ci sono delle donne che magari divorziano e la loro famiglia fondamentalmente diventano i figli. Questo è un altro dato di fatto della società odierna, no? Perché fin tanto che l'amore e i figli erano uniti, come dire, nel senso che una donna si sposava, l'unico amore della sua vita era il marito e poi si aggiungevano i figli. Diciamo che ovviamente i figli toglievano magari un po' di energie sicuramente al marito, sicuramente ovviamente portavano via delle energie, delle risorse, però tutto sommato era tutto concentrato in una situazione. Oggi le cose spesso cambiano, sono tanti divorzi, oggi sono veramente tanti divorzi. Per cui cosa succede? Succede che si scinde tra l'amore filiale, l'amore per i figli e l'amore romantico. E spesso amore filiale e amore romantico sono in contrapposizione. Perché comunque se c'è un amore nuovo romantico, questo è contrapposto da un certo punto di vista all'amore per i figli. Possono anche crearsi. Non sempre, ma in alcuni casi possono anche crearsi dei contrasti tra i figli e questo, tra virgolette, nuovo amore, che, come dire, nell'Edipo hanno già subito il genitore di sesso opposto, per dire, oppure è che come antagonista potrebbe essere anche la madre nel caso di figlie femmine, però dipende un po', e in una nuova relazione materna o paterna, perché poi dipende da una dall'altro. Insomma, ci possono essere comunque anche qua delle contrapposizioni. Non è detto che, salutiamo Sissi, non è detto che si manifestino queste contrapposizioni, però possono contrapporsi, visto che oggi la percentuale di persone divorziate è notevole, è probabile che si possa creare anche una contrapposizione tra l'amore filiale e l'amore romantico. Quindi, comunque, ovviamente, quindi l'amore romantico, se una donna ha comunque dei figli, difficilmente, ad esempio nel caso di una donna, talvolta anche nel caso di un uomo, anzi, spesso anche nel caso di un uomo, insomma, per una persona che ha dei figli, sicuramente l'amore filiale è sempre prevalente, diciamo, sull'amore romantico, è sempre prevalente. Ovviamente di questo spesso i figli se ne approfittano anche molto, e diciamoci la verità, ci sono anche molti figli che si approfittano di questo, e ad esempio molti figli che non tollerano che la loro madre si ricostruisca, o il loro padre, diciamo, un amore romantico. Perlomeno un amore romantico stabile, quindi potrebbe diventare, questo amore romantico potrebbe diventare, per dire, trasgressivo, cioè visto quasi, vissuto quasi come un tradimento. In alcuni casi, io sto presentando delle possibilità che possono manifestarsi o non possono manifestarsi. Comunque, diciamo. Comunque, normalmente perlomeno, l'amore filiale ha la prevalenza sull'amore romantico. E questo, come dicevo, normalmente ci sono persone che invece danno la prevalenza all'amore
all'amore filiale. Uno dice, ma uno non può escludere l'altro, certo, uno non può escludere l'altro, però si tratta sempre di energie. Noi immaginiamo una torta e la torta è quella. Tu dedichi energia a una cosa, perdono energia dall'altra parte. Come se una persona è totalmente dedita al lavoro, non è detto che diciamo, non possa viversi l'amore romantico, l'amore familiare o la famiglia, eccetera. Però è anche evidente che è ovvio che se una persona passa tutto il tempo a fare top manager o la top manager, girare per il mondo a firmare contratti, faccio un esempio, oppure in business, magari i figli li fa crescere, li fa crescere dalla tata. O gli fa crescere dalla moglie, dalla compagna, dal marito, insomma, a seconda delle situazioni. Quindi la situazione potrebbe manifestarsi intricata. Quindi ovviamente questi valori non sono necessariamente mutualmente escludentesi, ma sicuramente parzialmente escludentesi lo sono. Per cui una persona dovrebbe andare a crearsi un suo equilibrio. E poi c'è anche il valore della crescita spirituale, il valore della spiritualità. E la spiritualità, anche qua, è un'attività che comunque richiede del tempo e delle energie. In un percorso tradizionale di crescita spirituale, comunque sia, in un percorso personale di crescita spirituale, comunque sia, bisogna anche in questo caso dedicare energie, no? La spiritualità può certamente essere considerata uno dei valori principali per molte persone. Per alcuni la ricerca di significato e la connessione con qualcosa di più grande di se stessi rappresenta un'aspirazione fondamentale nella vita, per cui la pratica religiosa, la meditazione, il partecipare, diciamo, a delle forme di esplorazione spirituale possono fornire un senso di scopo, una pace interiore, un benessere emotivo. La spiritualità può offrire anche una guida etica, no? Può offrire anche un quadro di riferimento per prendere decisioni significative nella vita quotidiana, no? Per molti individui la crescita spirituale è un percorso continuo di autoesplorazione, di riflessione e di sviluppo personale. Tuttavia è importante notare che la spiritualità può essere interpretata anche in modalità diverse, no? Per alcune persone può essere associata a tradizioni religiose specifiche, mentre per altri, e questa è la vera spiritualità, può assumere forme più individuali, personalizzate, indipendentemente da, quindi un serio percorso di crescita personale. Se c'è un serio percorso di crescita personale, le altre cose perdono un po' di significato. Pensate a tutti i grandi maestri. Ovviamente non è che dobbiamo essere tutti dei Buddha, però tendenzialmente, ad esempio, prendiamo il Buddha. Il Buddha che aveva un figlio e una moglie, quando ha intrapreso il suo percorso di ricerca, diciamo, della felicità, se vogliamo, ha lasciato il figlio e la moglie. Per cui molte persone, anche qua, io ho sentito anche molte critiche, no? Persone che hanno detto, vabbè, ma perché non so se sapete la storia del Buddha Shakyamuni o Siddhartha, per quello che la raccontano. Insomma, Buddha faceva parte del clan dei Shakya, che era un clan di una parte dell'India, quello che oggi si chiama Sri Lanka, che non è neanche più India, dove c'erano diversi piccoli regni fondamentalmente, no? O piccoli clan, insomma. Comunque lui era il figlio di, non si sa esattamente chi fosse il padre, comunque qualcuno dice un piccolo re del posto locale, qualcuno dice un contabile, insomma, comunque sia. E Buddha si sposò e ebbe un figlio. E non appena ebbe il figlio lasciò la famiglia. Uno dice: ma questo cioè, ha lasciato la moglie col figlio neonato e se n'è andato praticamente. Qua molte persone dicono: ma come mai poteva andarsene prima?
di fare un figlio? Beh, teniamo presente che Buddha viveva in un certo contesto, per cui in quel contesto lì il dovere di un uomo era quello di riprodursi. Una volta che si era riprodotto, poteva tranquillamente andarsene, però, come dire, almeno una discendenza doveva lasciarla, no? Però, ovviamente, molte persone qua dicono: beh, ma Buddha ha fatto il suo percorso, però di fatto ha abbandonato la moglie, ha abbandonato il figlio, che poi peraltro sono anche diventati suoi discepoli. Ma per dire che cosa? Per dire che è evidente, no, che un percorso serio, esclusivo di crescita spirituale non preclude avere una famiglia. D'altra parte, questa è un po', credo, la filosofia, no, di molte tradizioni religiose che, come dire, che prevedono, insomma, di non mettere su famiglia. Mettere su una famiglia, fondamentalmente, mettere su una famiglia ovviamente ti porta delle energie, perché i figli possono avere. No, no, ma certo, si può vivere anche nel quotidiano. Sì, certo. È tutto vero, diciamo, è tutto vero. Sicuramente la spiritualità si può vivere nel quotidiano, si può affrontare. Però, diciamo, alcune esperienze richiedono tempo, richiedono. Allora, il concetto di fondo è perché, allora, tutti i valori possono essere integrati sicuramente, però chi dà priorità a un valore ovviamente toglierà energia agli altri. Questo è fuori di dubbio. Cioè, noi esseri umani possiamo fare tutto, ma diciamo, più cose facciamo, meno focus facciamo, più, come dire, daremo meno energie, tra virgolette le faremo meglio. Poi la spiritualità uno può farla anche, sviluppare la spiritualità sul lavoro e tutto. Fatto sta che ci sono persone che quando seguono una tradizione, si dedicano a quella tradizione. Salutiamo Chiara Palma. Quindi, con questa cosa qua non sto dicendo che poi è la cosa che fanno la maggior parte delle persone, che abbiano, una famiglia con dei figli, che abbiano, diciamo, magari un marito, una moglie, oppure, visto che la maggior parte delle persone oggi divorzia, poi vada a cercarsi un'altra relazione, che cerchi, non tutti lo fanno, qualcuno anche in qualche modo di realizzarsi sul lavoro, e che cerchi anche in qualche modo di avere una crescita spirituale. Tutto si può fare, è evidente che nella nostra vita, o volontariamente perché lo decidiamo, o involontariamente perché così ci comportiamo in un certo modo, come possiamo dire, daremo delle priorità. Che cos'è prioritario? Oggi molte persone danno priorità alla famiglia, diciamo, legata ai figli e poi ai nipoti, quando, diciamo, comunque sicuramente ai figli, poi magari ai nipoti in seconda battuta, ma prevalentemente ai figli. E questo ovviamente non è che sia sempre vero. Poi c'è anche il discorso della salute personale, no? Anche la salute personale può avere, soprattutto in caso di malattia, può prendere delle energie fondamentalmente. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che vanno in qualche modo a come dire, a cambiare la nostra vita. Ora, non c'è una cosa che è meglio di un'altra, però quello su cui volevo soffermarmi io, che noi dovremmo al nostro interno, salutiamo la nostra Patrizia Perotti, dovremmo al nostro interno definire che cosa è veramente più importante per noi, perché spesso altrimenti noi facciamo le cose senza sapere perché le facciamo, cioè è come dire, è la carta dell'obiettivo, no? È la carta dei tarot che ti dice che del sogno, è la carta del sogno. Tu devi definire un qualcosa. Salutiamo Roxy. Tu devi definire un qualcosa che guida la tua vita, e quel qualcosa che guida la tua vita inesorabilmente toglierà energie a un'altra situazione, a un'altra persona. Come dicevo, oggi la situazione è più complessa che in un secondo. Oggi la situazione è più complessa perché una volta perlomeno l'amore familiare comprendeva sia l'amore romantico sia l'amore filiale. Oggi molto spesso, come dicevo, amore filiale e amore romantico
sono, non dico contrapposti, ma sicuramente sono differenziati e spesso sono anche contrapposti. Sono anche contrapposti, no? Poi dipende un po' dalle condizioni che ci sono, dalle condizioni che si hanno. Oggi spesso si parla anche di famiglie allargate, la situazione è estremamente complessa. Ora, la cosa migliore, come dicono molte persone, è cercare di trovare un equilibrio all'interno di questa situazione. L'equilibrio non è sempre possibile che si verifichi, dipende dalla persona che tu trovi, dipende da quello che tu vuoi realizzare, da quello che tu vuoi fare. Ad esempio, ci sono molte persone che quando intraprendono una relazione sentimentale affettiva vorrebbero avere l'esclusiva. Avere l'esclusiva, cosa si intende? Vorrebbero avere l'esclusiva, cioè essere messi, tra virgolette, al primo posto, ad esempio, rispetto ai figli dell'altra persona, alla famiglia dell'altra persona. Questo non sempre è possibile, spesso ci sono degli scontri. Tra l'altro, spesso cosa succede? Che anche i figli tendono a giudicare, ad esempio, la situazione delle altre persone, talvolta anche per questioni di eredità. Mi è capitato personalmente di sentire delle persone che, separate, in quanto diciamo ovviamente persone benestanti, se uno non ha gli occhi per piangere, questo non porta problemi, diciamo. Però sentire persone che insomma separate dei figli che insomma ostacolavano in tutti i modi un nuovo matrimonio proprio per questioni economico-finanziarie della persona, diciamo del padre, in questo caso quello che ho detto io è del padre, con una nuova compagna proprio per questioni ereditarie. Tra l'altro, padri non di 100 anni, ma di 50, 60 anni, no? E i figli che dicono: no, mio padre non si deve più sposare perché se si sposa, cioè metà dell'eredità, anziché andare a noi, in questo caso si trattasi di due figlie, andava, diciamo, a metà andrebbe alla nuova compagna, no? Che una volta diventata moglie avrebbe diritto ad avere metà dell'eredità. Ora, ripeto, questo se uno non ha gli occhi per piangere, non c'ha né arte né parte, non cambia, non smuove, diciamo, non smuove di un millimetro, no? Ma nel caso in cui ci sia un patrimonio più o meno consistente, comunque un patrimonio, i figli, diciamo, ostacolano, cioè iniziano a contrapporsi, no? Per motivi di interesse. I motivi di interesse non sono mica da sottovalutare in una relazione familiare. Ostacolano in tutti i modi il possibile matrimonio, diciamo, del padre rispetto a una nuova compagna proprio per questioni ereditarie. Sembra strano, ma questo è, no? Cioè, non è. E quindi anche in questo caso c'è una forte contrapposizione. Diciamo che la contrapposizione tra l'amore filiale e l'amore romantico, se finalizzato soprattutto al matrimonio, ma magari neanche tanto finalizzato al matrimonio, perché poi comunque anche due persone, se magari decidono di andare a convivere, insomma, ci possono essere delle cose, è dovuto quasi esclusivamente a situazioni, diciamo, a situazioni economico-finanziarie. Ovviamente, se non ci sono, come dire, se la persona che si sposa non ha gli occhi per piangere o non ha patrimonio, non ha nulla, beh, magari i figli sono pure contenti di levarselo dai coglioni perché dicono questo ci porta soltanto, come dire, problemi. Se si toglie dalle balle, magari trova un'altra che se lo mantiene. Ovviamente sembra una cosa banale questa, no? Ma non lo è, per cui non sono pochi i casi di contrapposizione da questo punto di vista. Questo è per dire, no? Che ci possono essere mille motivi per cui si verificano situazioni. Quindi dare la priorità, diciamo, dare la priorità a delle cose è fondamentale nella nostra vita. Non sto dicendo, io credo che sia veramente una cosa soggettiva. È praticamente, secondo me, impossibile
dire cosa è giusto, cosa non è giusto, anche perché ogni situazione è completamente diversa, ogni situazione è totalmente diversa rispetto alle altre. Certo è che quando diciamo che quando si creano delle relazioni, queste relazioni, questi valori, diciamo, potrebbero essere fortemente in conflitto. Potrebbero essere, e non è di facile gestione il tutto, non è di facile gestione. Sicuramente, diciamo, dare le priorità è un qualcosa di molto importante, cioè sapere quello che noi vogliamo e perseguire un qualcosa. Andare alla rinfusa, andare, diciamo, alla spera in Dio, speriamo che le cose vadano bene, è sicuramente la cosa peggiore, perché questo richiede una grande consapevolezza e richiede una grande, come dire, capacità di gestire e di definire quello che si vuole. E non è una cosa banale, non è una cosa secondaria. E questo significa che non tutte le persone possono andare bene per noi, perché se tu, ad esempio, come obiettivo ti dai l'obiettivo lavorativo, che per te è la cosa più importante, ripeto, il lavoro spesso non è soltanto da intendersi come un qualcosa legato al sostentamento. Certamente può essere legato al sostentamento, ma spesso è legato proprio a una sorta di autorealizzazione. Oppure se una persona mette fortemente al primo posto un percorso di crescita spirituale, ovviamente crescita spirituale non significa fare mezz'ora al giorno di meditazione per dire, o magari qua in una tradizione cristiano-cattolica andare a sentire la messa alla domenica con, diciamo, con la famiglia magari, no? In questo caso, perché poi la cosa interessante è che la tradizione cattolica, che cosa ha fatto? Credo che questa sia stata anche un'idea geniale del cristianesimo, almeno io con quello soprattutto cattolico, ha cercato di creare una comunità dove in realtà la crescita spirituale diventava edulcorata, tra virgolette, la crescita spirituale diventava edulcorata e diventava un sistema per far vivere, diciamo così, per fortificare la famiglia fondamentalmente, no? Quindi quello che veniva, tra virgolette, da un certo punto di vista, anche se è brutto dirlo, da un punto di vista spirituale, però sponsorizzato, è quello di la famigliola che alla domenica va a sentirsi la predica, la messa. Magari porta i figli al catechismo, porta i figli al catechismo, fa questo, fa quell'altro e ha eliminato, diciamo, il problema fondamentalmente, no? Quindi di contrapposizione tra famiglia e crescita spirituale. Fatto sta che quella non si può definire crescita spirituale, cioè è evidente, no? Che se per te con crescita spirituale intendi andare a sentire la predica la domenica alla messa con la famiglia, beh, la tua crescita spirituale praticamente è pari a zero fondamentalmente, no? Un percorso di crescita spirituale comprende, come dire, dedicare delle energie. Ricordo appunto che il Buddha, ma anche altri, no? Cioè, dedicavano totalmente le loro energie a questo, o se non totalmente Questo rientra nel fatto che probabilmente tutte le cose bene non possono essere fatte, e quindi dobbiamo dare delle priorità. Come in tutte le cose della vita, dobbiamo dare delle priorità. Beh, il lavoro dovrebbe essere un piacere. Nel momento in cui il lavoro diventa una passione, un piacere, ti prende ovviamente più tempo. Perché se il lavoro viene visto come dovere, che tu lo fai, insomma. Se il tuo lavoro, poi per carità, ognuno può fare quello che vuole, ovviamente, però se il tuo lavoro è di fare il casellante, che ne so, il casello, beh, fatte le tue ore, non credo che la tua passione ti porti, diciamo, quando il lavoro viene visto esclusivamente come un sostentamento, allora non ti può, allora diciamo che praticamente viene messo quasi relegato all'ultimo posto, no? È quello che va, sì, al
diciamo, al casello, per dire, facciamo l'esempio del lavoro del casellante, va al casello, si siede lì, dà i biglietti, ma non è che quel lavoro lì diventa la sua priorità o che gli porta via energie, anzi, probabilmente è all'ultimo posto. A lui quello che gli interessa è avere, come dire, da quel punto di vista lì, uno stipendio che gli consenta di sopravvivere a fine mese, no? Per cui in questo caso il lavoro è sicuramente all'ultimo posto delle priorità, è l'ultimo posto sicuramente, quindi non va a inficiare sul resto. E quando il lavoro diventa una passione, quando una persona vuole migliorare, penso, non so, ai lavori degli imprenditori, ma anche lì poi dipende sempre dal tipo di cosa, no? No, il che non significa che una persona non possa fare figli, eh. Prendiamo Elon Musk. Elon Musk, ho sentito che, non so, ha 11 figli o 13 figli, cioè, perché tecnicamente uno può fare anche 50 figli, un uomo, no, fondamentalmente, ma fare figli non significa essere padre. Fare figli, diciamo, ti riprende, diciamo, poi per l'uomo ancora meno, nel senso che manco deve, non c'ha neanche la gravidanza, no? Quindi cioè Elon Musk ha fatto 11 figli, 13 figli, adesso non so esattamente quanti ne ha, ma non è detto che sia, cioè io non so quanto tempo dedicherà Elon Musk ai figli, poi magari Elon Musk è, come dire, biotico, cibernetico, diciamo, non lo so, non si può giudicare situazioni o persone che non si conoscono. Quindi non si possono giudicare situazioni o persone che non si conoscono, però, come dire, immagino che per Elon Musk, adesso ho preso l'esempio top, tutte le sue attenzioni saranno, immagino, e poi magari non è così, sto veramente immaginando, no? Però posso immaginare, poi se non è così, buon per lui, che tutte le sue attenzioni siano dedicate ai suoi business, che sono tantissime, alle cose che farà, insomma, credo che questo sia il concetto, no? Cioè avere dei figli non significa essere padre, questo è il concetto di fondo, come avere figli non significa neanche essere madre, perché mettere al mondo i figli, certo, poi te li possono, nel caso di Elon Musk, potrà avere anche delle squadre di tate, delle squadre di, diciamo, 10 tate, 10 maestri, 10 cose, per figlio, per carità, cioè può avere anche un plotone, no? Un reggimento di maestri, tate, cose che riguardano i figli, però quindi questo significa che lui di fatto non fa il padre, quindi, però ripeto, ci sono diverse, non è così semplice da definire, dovremmo definire quelle che sono comunque le nostre priorità. Se le nostre attenzioni sono dirette da una parte, dobbiamo però tenere presente che una parte di attenzioni si perde dall'altra. Questo è vero che bisogna creare armonia, questo sono d'accordo, bisogna creare armonia, però dovremmo anche sapere esattamente quando creiamo armonia come direzionare le nostre energie, perché spesso ci troviamo a direzionarle proprio lì dove non vorremmo. Un esempio che mi viene pratico, che mi viene, ad esempio, uomini che magari fanno figli che non vorrebbero fare e lo fanno esclusivamente per far piacere a una compagna. Qua ci sono, ad esempio, molti casi di uomini che io bene o male conosco, che in età più o meno avanzata, diciamo, over 50, diciamo così, hanno intrapreso una relazione con compagne più giovani, magari più giovani di 20 anni, che giustamente o non giustamente volevano a tutti i costi dei figli, quindi si è creata questa contrapposizione, loro, come dire, controvoglia hanno messo al mondo dei figli, controvoglia nel senso che non sentivano l'esigenza, perché magari avevano già figli da altri matrimoni, insomma, e quindi non sentivano questa esigenza, per cui poi alla fine, come dire, non fanno comunque il padre. Ecco, quindi trovarsi in situazioni di questo genere, trovarsi in situazioni di questo genere non è mai piacevole, no? Quindi noi dovremmo sapere esattamente quello che vogliamo e dedicare le energie solo, esclusivamente a quello che vogliamo. Questo è il concetto di fondo. Quindi non è che un valore è più importante di un altro o meno importante di un altro, perché è veramente un qualcosa, credo che qua faccia parte della soggettività.
Però il problema è che all'interno di questa soggettività noi spesso non siamo consapevoli di quello che, diciamo, che questa soggettività porta. Non ne siamo consapevoli, no? Per cui ci lasciamo trascinare dagli eventi e non siamo noi a pilotare gli eventi, per cui andremo incontro sicuramente a delle sofferenze, oppure ancora peggio, andremo incontro a generare sofferenza ad altre persone. Perché soprattutto nel caso dei figli, che di fatto non ti hanno chiesto di venire al mondo, ma che se tu li metti al mondo hanno diritto loro ad avere un padre e una madre che se ne occupi. Perché poi molti genitori si lamentano dei figli che non fanno le cose giuste, che non si comportano nel modo giusto, cioè ce l'hanno con i figli fondamentalmente per i loro comportamenti, però dimenticandosi che magari, come dire, una parte, non dico di responsabilità, però magari un genitore non gli ha dato le giuste attenzioni, non gli ha dato le giuste, diciamo, come possiamo dire, non gli ha dato la giusta consapevolezza. Quindi questo è il punto fondamentale, no? Cioè, bisognerebbe sapere esattamente quello che si vuole, tenendo presente che ci possono essere motivazioni di contrapposizioni, ci possono essere tanti motivi di contrapposizione, ovviamente. I motivi di contrapposizione, ad esempio, come dicevo prima, è facile che sorgano tra i figli e il nuovo amore romantico, diciamo, della madre o del padre. Questo soprattutto in caso per motivazioni economiche. Io dico che la contrapposizione, beh, in alcuni casi potrebbe essere dovuta a gelosie, ad esempio, potrebbe essere dovuta a gelosie, ma spesso è per motivazioni pratiche, pragmatiche, economiche. Le gelosie possono scaturire quando i figli sono piccoli, quando i figli sono grandi possono scaturire per motivazioni economiche, sempre che, diciamo, il genitore in questione abbia un patrimonio economico, no? Perché se poi parliamo di un catramista e una sciampista che si mettono assieme, che non hanno nulla da spartire, allora i figli probabilmente sono pure contenti quando sono grandi di levarsi dei coglioni i genitori, perché a quel punto lì subentra la cosa contraria, no? Subentra la cosa contraria, dicono: meno male che si è messa assieme a qualcuno, così non devo sobbarcarmelo quando magari diventa anziano e non c'è soldi e devo pure, come dire, aiutarla economicamente. Almeno si è beccato quello, che ci penserà lui, ci penserà lei. Ma nel caso inverso, in cui uno dei due coniugi ha un patrimonio economico, io ho sentito personalmente dei figli che dicevano: no, mio padre no, assolutamente non si deve ancora sposare, non si deve sposare con la nuova compagna, perché mi toglie l'eredità, cioè mi toglie l'eredità. Quindi questo è un qualcosa. È un qualcosa che succede, che dobbiamo prendere in considerazione, un qualcosa di molto importante che dobbiamo imparare a prendere in considerazione. Quindi questo è un po' il concetto di fondo, no? Quindi il messaggio di questa live qual è? Definite quali sono le vostre priorità e poi perseguitele e acquisite la consapevolezza del fatto che se date priorità, che potete cercare tutte le armonie di questo mondo, ma sicuramente quello che per voi è prioritario toglierà energia alle altre parti. E dipende da voi. La cosa importante è che definite però quello che per voi è prioritario e perseguitelo. Tutto lì. Anche perché non è possibile cioè non credo che esistano indicazioni che è meglio definirsi l'obiettivo lavorativo piuttosto che l'obiettivo familiare, piuttosto che un altro obiettivo. Non è proprio possibile, è un qualcosa veramente di estremamente soggettivo.